Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pentiment. Io sono GlacialSphere e in questo gameplay walkthrough che sto portando di Pentiment dall'inizio alla fine, tutto in 4K su PC, stiamo per andare nella comune per vedere i preparativi della festa, appunto del loro patrono, o meglio forse di San Giuliano, dicevano, non di San Maurizio. Eccoli qui. Mentre accade questa cutscene, vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Sembra che tutti si stiano dando parecchio da fare per il falò stasera. Decorate in questo modo, le comuni hanno un aspetto festivo. Guardate quanti fiori, maestro. E il falò è enorme. Come va con il fuoco? Quei ceppi bruciano bene, Andris? Tutto procede bene. Come previsto, quasi finito, tutto a posto, Otto. Bene, bene. D'accordo, gente. Ricordate che stasera dopo il falò festeggeremo come al solito. Ci raduneremo nel bosco e le donne andranno a raccogliere erbe come vuole la tradizione. Otto, l'abate ha espressamente proibito la raccolta di erbe nella foresta. Vi prego, per il bene di tutti, riconsiderate le vostre azioni. Grazie, padre, ma le disposizioni dell'abate sono in contrasto con la legge di Dio. La foresta appartiene a tutti noi, così come tutta la sua selvaggina, gli uccelli o i pesci. Lui non può reclamare la proprietà di ciò che il Signore ha dato a tutti noi. No, mi dispiace, padre. Procederemo secondo i piani. Che ho memoria, nulla ha mai ostacolato le tradizioni di San Giovanni qui a Tassing. Che non era Giuliano, ma Giovanni, scusatemi. E non accadrà nemmeno quest'anno. E ricordate, domani vi mostrerò la prova che, quanto è sicuro che il sole gira intorno alla terra e i nostri santi, Dio e i nostri santi sono con noi. Infatti lui sa qualcosa che noi ancora non sappiamo. Buongiorno, Andreas. Salve, fratello Voislav. Mi è sembrato che l'annuncio di Otto vi abbia turbato. Va tutto bene? La sfrontatezza di Otto nei confronti dell'abate sta aumentando a dismisura. Padre Gernot non la prenderà bene. All'abate non piacciono i festeggiamenti? Beh, chi glielo dirà? E come pensi di fermarli, l'abate? Non può mica mettersi a rincorrerli in giro per il bosco. Il padre abate sa che la forza non è l'unico strumento per assoggettare le persone al proprio volere. Come credi che abbia raggiunto la sua posizione? Giusta osservazione. Ma perché l'abate è così arrabbiato? Non hai sentito ciò che ha detto padre Thomas, Andreas? L'abate ha vietato l'accesso ai boschi. Comunque, non sta a me a parlarne. Sono sicuro che l'abate ti dirà di più. Mi ha chiesto di invitarti a cenare con lui stasera. Il padre vorrà sicuramente esaminare la situazione insieme a te. Beh, immagino di poter presenziare. L'invito è esteso anche a Caspar? Mi dispiace, Andreas, ma il padre abate vuole che tu vada da lui da solo. Uff. Per favore, dite all'abate che ci vediamo stasera. Ok. Beh, finalmente scopriremo di più su questa storia. Ci vediamo alla mano d'oro dopo cena, d'accordo? Posso dare una mano con le decorazioni della festa mentre siete dall'abate? Sì, ma torno prima del tramonto, d'accordo? Sì, grazie maestro. Ci vediamo più tardi. Ok, ora di cena? Andiamo dall'abate a questo punto. Cena con l'abate. Posso parlare con loro? Vediamo se posso chiacchierare con qualcuno prima, eh? Tipo Andris? No, no. Non voglio andare alla fortina dei Gertner. Non c'è niente per me qui in questo momento. Purtroppo con il controller prende gli input un po' a casaccio ogni tanto. Ok, Andres non mi dice niente. Till nulla. Werner. Caspar. Oh, Caspar mi parla. Maestro Andreas, sarebbe meglio non far attendere l'abate. Andate avanti, ci incontreremo dopo cena. Va bene, non metterti nei guai. Ok, possiamo esaminare però questo, giusto? Sì. Questo falò è molto più modesto di quello di Norimberga, ma è comunque bello. Ok, andiamo dall'abate. No, di qua. Pascoli. Locanda e Manodoro, beh, è inutile entrare. Andiamo direttamente dall'abate. Credo che abbiamo fatto la maggior parte delle cose. Accarezziamo ancora il gatto. Vediamo se cambia qualcosa, non lo so.
Ogni tanto diamo una carezzata agli animali. Alla fine c'è quel gatto là a cui abbiamo potuto dare da mangiare. Non me la racconta giusta. Cioè c'era addirittura una cutscene. C'era un filmato. Allora, la casa dell'abate è qui dietro. Possiamo andarci direttamente. Eccoci qui. Salve. Gernò. Dio ti benedica, Andreas. Sono contento di vedere che hai ricevuto il mio invito. Ci mettiamo a tavola? Sì. Bene. Ora dovrà un po' svuotare. Dovrà un po' svuotare il sacco, eh? Vuotare il sacco. O sputare il rospo. Stavo per dire svuotare il rospo, che non ha alcun senso. Andreas, grazie per essere venuto a cena. Lo ammetto, sono sorpreso di aver ricevuto questo invito, padre. Ma sono venuto con piacere. Pensavo che non mi avreste mai più voluto vedere a Kersau, padre. Cosa è cambiato? Sì, beh, il Signore ci insegna a perdonare, anche quando potrebbe essere difficile. Per me lui adesso ci chiede di essere tipo degli infiltrati per sabotare la rivolta di Otto, ok? E quindi noi dovremmo scegliere da che parte stare. Ovviamente saremo dalla parte di Otto. Penso che sia giunto il momento di riconciliarci, maestro Marre, anche se adesso lui cercherà di darci delle buone ragioni per poter stare dalla sua parte. Per favore, siediti e preghiamo insieme. Benedici noi, o oh Signore, e questi tuoi doni, che stiamo per riservare, che stiamo per ricevere grazie alla tua generosità. Signore, guida i presenti verso la tua saggezza e prudenza, e guidaci nelle nostre azioni future. Per Cristo nostro Signore. Amen. Fratello Wojslaw, è stato velocissimo a consegnare il mio messaggio. Sono sorpreso che tu mi abbia degnato della tua presenza. Dopotutto, hai fatto carriera. È bello vedere che il tuo tempo a Kersau non è andato sprecato. Ora hai anche l'aspetto di un famoso artista. Come hai trascorso gli ultimi anni dopo aver lasciato Tassing in quella situazione terribile? Ho trascorso gran parte del mio tempo a dipingere opere in Francia e a imparare dagli artisti locali. Quindi sei stato impegnato a svenderti all'aristocrazia, capisco. Meglio che svendersi alla chiesa, padre. Comunque, perché mi avete chiesto di venire qui? In verità, speravo di poter parlare delle crescenti tensioni tra l'abbazia e i cittadini, appunto. Vorrei chiarire la situazione, Andreas. Certo, proprio come anni fa avete chiarito che Piero era colpevole, no? Prego, abate, sono tutto orecchie. Mi fa piacere sentirtelo dire. Credo che tu abbia sentito soltanto una campana, Andreas. I discorsetti di Otto sulle tasse non tengono conto di tutta la situazione. Perché imporre tasse tanto alte allora, padre? Mangiamo. Quante roba da mangiare qui? Vabbè, sempre tre cose. Iniziamo dal fagiano. Con la chiusura dello scriptorium, le tasse sono necessarie per compensare il reddito perso. Ci deve essere un'altra opzione. C'è davvero bisogno di aumentare così tanto le tasse? Perché non chiedere aiuto al vescovo? Solo perché avete deciso di chiudere lo scriptorium non significa che la gente debba soffrire, infatti. Ha scelto lui di chiuderlo. Non addossarmi la colpa, Andreas. Queste tasse sono una conseguenza diretta delle tue azioni per aver accusato Ferenc. Lui gestiva lo scriptorium. Preferiresti che siano i fratelli a soffrire, Andreas? L'abbazia si affida alle tasse per sopravvivere. I cittadini sanno che le tasse sono aumentate e diminuite in passato. E si sono assunti volontariamente l'onere. Fratello Gui ha esaminato personalmente le nostre spese. Aumentare le tasse è il modo migliore per coprire questi costi. E cosa mi dite del divieto ai contadini di usare la foresta? Questa è una nuova restrizione. La foresta appartiene all'abbazia e i contadini non hanno il diritto di usarla. Legalmente è un furto. Ma il Signore insegna i principi di misericordia e di carità, padre. E il furto non è un insegnamento cristiano, Andreas. Beh, non penso che potremo vincere a livello di cristianità contro il priore. Anzi, contro l'abate, non il priore. Otto ha letto i 12 articoli. Ho sentito dire che quel documento fa appello alla sovranità che Dio ha donato a tutta l'umanità della Terra. I 12 articoli. Sono solo sciocchezze di propaganda luterana che sfidano l'autorità della Chiesa per regolare la natura peccaminosa e l'avidità dell'umanità. Klaus dovrebbe vergognarsi di aver dato delle stampe a quel documento.
Libertato alle stampe quel documento. Guarda l'effetto che ha avuto sui cittadini. Ho sentito che continueranno a disobbedire e a raccogliere le erbe alla vigilia di San Giovanni. Tutta la città sa che l'ho proibito. La questione è grave e scomunicherò chiunque sfida il mio ordine. Condannereste la città per qualcosa di così meschino? Una minaccia che non possono ignorare? Ma è assurdo. Padre Abate, non avete l'autorità per farlo. I cittadini vivono sotto la giurisdizione ecclesiastica del principe vescovo di Frisinga, non la vostra. Andreas, non accetto lezioni di diritto canonico. Avrò il sostegno del principe vescovo, te lo assicuro. Rimanere imparziali sarà impossibile finché sarò in città. Aiutami a porre fine a questa stupida ribellione. Hai una reputazione in città, Andreas. Sei un uomo di successo e la gente crede di essere come te. Vorrei che convincessi gli altri cittadini, a partire dallo stampatore, che questa rivolta non va contro il loro interesse. Il resto della città seguirà l'esempio e i contadini non avranno alcuna possibilità di opporsi. Possiamo porre fine a tutto questo pacificamente. Non voglio che la città abbia problemi. Capisco il vostro punto di vista, no. Non voglio essere coinvolto, la questione non mi riguarda e non voglio farmi nemici. I contadini hanno ragione, padre. Siete stato troppo duro con loro, non vi aiuterò. Voi e il vostro piano potete andarvene al diavolo, padre. Una di queste due, ragazzi. Noi non rimarremo neutrali qui. Questa è la neutralità. Questa è la positività verso il sacerdote, verso l'abate. E questa invece è la positività verso la città. Io andrei con una questa. Con i contadini hanno ragione, padre. Siete stato troppo duro con loro. Non vi aiuterò. È un vero peccato. Vedo che ti sei fatto ammaliare dai discorsi di Otto. Speravo potessi rimediare i suoi errori. Le idee di Otto porteranno solo alla violenza, Andreas. Avrei voluto evitare tale esito. Prenditi un po' di tempo per pensarci. Ora perdonami, ma devo congedarmi. Chiedo scusa, stasera dovrei celebrare la messa della Compieta. Pensa a ciò di cui abbiamo parlato, Andreas. So che riuscirai a trovare l'uscita da solo. Lo farò, padre Abate. Buonanotte. Ok. Torno al villaggio. Usciamo da qui. Andiamo a dare un'occhiata alla cascata. Il Lercio ci ha detto che alla cascata c'è una coppietta di solito. Di notte. Quindi diamo un'occhiata prima di andare a dormire. Com'è forte il rumore della cascata? Credo che l'acqua della cascata provenga dallo scioglimento delle nevi sui monti che sovrastano l'abbazia, lo sappiamo già. Però non sembra esserci persone qui. A meno che possa andare tipo qui sopra. No. Non è possibile prendere questa stradina. Miniere? Nemmeno. Ah, però aspettate. Magari andando fino in fondo succede qualcosa? Una cutscene? Qualcosa? Oh! Due innocenti. Strano. Molto strano. Ok, a questo punto torniamo ai pascoli e andiamo a dormire. Non ha molto senso attardarsi troppo in giro se non sappiamo esattamente dove andare o cosa fare. Andiamo a dormire e vediamo come va avanti la storia. Però non c'è il Caspar. Non c'è la. Infatti sono esausto, ma trovare Caspar è più importante. Appunto, quindi lo dobbiamo cercare. No, perché? Torno giù. Vediamo dove è finito Caspar. Salve Ottilia. Ma guarda un po'. Sei il minatore, quello che viveva dai Gartner. Dai Gartner. Quello che si mischiò nella meravigliosa uccisione di quel ratto di fogna del barone. Stavo solo cercando di provare l'innocenza del mio amico. Pensi che mi importi? Sì,
se un'alluvione ti avvolgesse l'abbazia, ti travolgesse l'abbazia e trascinasse tutti i monaci nel fiume, acchiapperei l'uomo più vicino e ballerei dalla gioia. Comunque, adesso non è il momento giusto per parlare, elegantone. È tempo di invocare il fuoco. La vigilia di San Giovanni significa molto per te? La vigilia del santo, certo. Auda ansa, mama percita. Nus ardain quest gaud per ti. Veve, nus clamainit ti. Ah 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 ah. Ho sentito percita, per caso? E se fosse? Sei diventato un segugio del Signore mentre eri via? Sei venuto a Tassing per scovare pagani ed eretici? Non so se invocare una dea del pagano nel falò di San Giovanni sia una buona idea. Pensa agli affaracci tuoi. Torna nella tua città. Lasci alle nostre usanze. Ah 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 ah, che lei ovviamente stava facendo un rito pagano. Eccolo qua, Caspar. Maestro Andreas, guardate quanto è grande il falò. Le decorazioni sono meravigliose. La festa della vigilia di San Giovanni è un grande evento per Tassing. L'ultima volta che sono stato qui me la sono persa. Non sei mai stata una festa come questa, Caspar? No, non ho mai visto nulla di tanto spettacolare. Posso rimanere al falò e vedere i costumi e osservare la raccolta delle erbe, maestro Mahler? Per favore. Va bene, ma segui gli altri e non intralciarli. Io sono troppo stanco. Penso che andrò a riposarmi. Sì, prometto che non darò fastidio a nessuno. A domani, maestro. Ciao, Werner. Andreas. Salve, Andreas. È meraviglioso vederti qui. Vedo che voi due vi siete conosciuti. A che serve un inventore? Costruisco vari tipi di aggeggi meccanici, pieni di ingranaggi, leve e altre cosucce simili. Andreas è un uomo di spessore mentale. Perché non dovrebbe trovare interessante il mio lavoro? Per quello che servono. La mente dell'inventore esiste per creare, costruire e spingersi un passo avanti. Un passo avanti verso l'immondizia. Un pensiero molto stimolante, Baltas. Non mi sorprende che tu sia scortese anche con i tuoi amici, Werner. Cosa vorresti dire con questo? Ah, certo. Forse un giorno troverai persino tu un amico, maestro Mahler. Andreas, hai avuto la possibilità di dare un'occhiata in giro per la città stasera? Immagino che i luoghi potrebbero essere fonte di ispirazione per la tua mente artistica. Tassing ha un aspetto davvero allegro con le decorazioni al falò. Che cosa intendi dire? Beh, guarda i frutti dell'ingegno contadino, il falò ad esempio. È realizzato in modo da consentire all'aria e al calore di fluirvi attraverso a grande velocità. E come ruggisce mentre brucia. È costruito in modo ingegnoso, d'altronde Otto è un uomo intelligente. È un'impresa quasi degna di una laurea. Queste persone hanno tradizioni naturali e sono riuscite a capire molti concetti complessi senza aver ricevuto la benché minima istruzione. È un sapere che proviene dalle generazioni precedenti, esperienze di vita vissuta tramandate nel tempo. Anche se non si tratta della conoscenza di una mente rigorosamente istruita, è comunque utile. Non è necessario possedere un'istruzione universitaria per essere intelligente. È naturale che voi la pensiate così, ma nessuno conosce queste persone bene quanto me. Dio ha assegnato loro questo posto nell'ordine del mondo per una buona ragione. C'è qualche merito nell'imparare dai contadini, anche tu, Werner, data la loro conoscenza dei rimedi con le erbe. Le loro tradizioni sono profane. Basti pensare alla vigilia di San Giovanni, corrotta dai loro rituali pagani. È un affronto a Cristo. Sant'Eligio mise in guardia contro questo fenomeno già 1000 anni fa. Da dove viene questa rinnovata devozione? Non fingere di conoscermi. Ho partecipato al pellegrinaggio ad Aquisgrana. Ho visto il Marienshrine e sono stato al cospetto delle sacre reliquie. Trovarmi al cospetto del sudario di San Giovanni Battista è stata un'esperienza che non dimenticherò mai. Non sono ancora riuscito ad andarvi in pellegrinaggio, ma spero di farlo. Ti farebbe bene, maestro Mahler, ne hai bisogno. Su, siamo fratelli in Cristo. Manteniamo la pace nei nostri cuori. Siamo qui per festeggiare. Vi lascio tornare alla vostra serata allora. Buonanotte. Auguro una buona nottata anche a te. Oh, e fai un salto al mio laboratorio, maestro Mahler. Mi piacerebbe scambiare qualche idea con te. Con piacere. Splendido, a presto. Mahler.
Ok, quindi dobbiamo anche andare al laboratorio di Baltasar. Buonasera, Andreas. È bello vederti qui. Nonno, guarda che c'è. Eh? Oh, l'artista. Sei ancora nei paraggi? Ho pensato di rimanere e godermi i festeggiamenti. Bah, e la chiami una festa? Non hai ancora visto nulla. Non hai intenzione di raccontare di nuovo la storia, vero? Voi bambini dovete impararla a memoria, altrimenti Perchta vi abbatterà. Ah, si tratta della caccia selvaggia? Sì, si avvicina. Ascolta il mio avvertimento. Nonno, ti stai agitando di nuovo. Non fa bene alla tua salute? Sciocchezze, posso sopravvivere a qualsiasi bastardo là fuori. Dunque, dov'ero? La caccia selvaggia? Sì. Hai portato la tua maschera? No, mi dispiace, non sapevo di doverne portare uno. Non sono così interessato a partecipare alle tradizioni locali. Non sapevo di doverne portare uno. Bah, quanti sciocchi devo sopportare. Le maschere devono proteggerci mentre rispediamo le streghe e gli spiriti sul sentiero di Perchta. Punisce tutti gli umani che trova nei boschi alla vigilia di San Giovanni, poiché solo le streghe possono aggirarsi nella natura selvaggia. Chiunque venga catturato sarà trasformato in animale. Nessuno, tranne un sacerdote, può riportarti indietro. Beh, credo di poter immaginare una punizione peggiore. O no, essere ridotti a una mera esistenza bestiale. Un triste destino. Resta in casa stasera. E se vuoi uscire, rimane alla luce del fuoco di San Giovanni. Almeno Santa Sazia benedice le erbe nella foresta questa notte. E le donne raccoglieranno le erbe, a prescindere dal bastardo di un abate. È importante accumularne un po' per l'inverno. Grazie per avermi insegnato di più sulle tradizioni locali. Ehi, Yorg. Prendi un po' di quelle ceneri dopo che il palo si è spento. Va bene. A cosa servono le ceneri? Devono essere sparse in tutto il giardino. Assicurano un buon raccolto. Ovviamente la gente di città non ne sa un bel niente. Non dire così, nonno. Ora che la storia è finita, ti stai godendo la serata, Andreas? Ho parlato con altre persone qui, molto illuminante. È il momento migliore per trascorrere del tempo con i tuoi amici. Hai sentito qualcosa di interessante? Bah, pettegolezzi. Voi due siete come quel carbonaio nella foresta, Lercio, proprio come lui. Sempre a ficcare il naso negli affari degli altri. Sono stato anche invitato a cena con l'abate. Immagino che le chiacchiere non si fermino mai. Non posso dire di essere estremamente sicuro data l'animosità tra noi. L'abate, quel bastardo può marcire, per quel che mi interessa. Un ladro travestito da monaco, pieno di parole vuote. Forse puoi far ragionare, padre Gernot. Non ci sta rendendo le cose facili a nessuno di noi. Non è che ti diamo molto. Farò il possibile. È tutto ciò che possiamo chiedere. Immagino di non doverti trattenere ancora. Allora, hai una riunione importante a cui partecipare. Hai ragione, non posso far aspettare troppo a lungo l'abate. A più tardi. Oh, abbiamo approfittato troppo di te, vero? Non dimenticare di goderti i festeggiamenti notturni. Bah. Ok. Salve, Till. Salve maestro Mahler. Sera Till, ti diverti alla festa? Moltissimo. Forse mi sento un pelino vecchio per il lato, infatti, più attivo delle celebrazioni. Ma non mi piacciono gli spettacoli e i tuoni. Sapevi che la parola per il solstizio d'estate risale ai romani? Pensavo che tu non leggessi il latino. Ho imparato alcune parole nel corso degli anni e ancora la mente per riuscire a mettere qualcuno insieme. Ammirevole, devo ammetterlo. Non è niente, maestro Mahler. Principalmente proverbi e parole sporadiche, appunto. Solstizium. Come in questo periodo dell'anno, il sole sorge più alto per molto tempo e poi rimane lì, prima di scendere di nuovo. Un'allegoria appropriata per il grande arco cosmico dell'umanità. Si sale e si scende. Ma per compensare questo, si balla, si canta, si salta. Gioia e allegria.
La gente sembra euforica, anche se non credo che lo stesso valga per l'abate Viernot. Otto scherza con l'infuoco, sono d'accordo. Andare contro i decreti dell'abbazia così. Questa festa ha sempre avuto una vena ribelle di presa in giro e scherzo. Io non la vedo così sacra come alcuni. La Chiesa non sarebbe d'accordo. Dobbiamo onorare un santo superiore. Beato sia San Giovanni, il messaggero di una nuova era a venire. Il sole svanisce ogni anno, solo per tornare. Almeno non sta mai male, vero? Non sta mai male, no? A volte sembra che vada avanti in eterno. No, non è vero. Questo è lo spirito. Rallegriamoci dunque e godiamoci il canto e la danza della vigilia. Ah, vorrei poter leggere di più al riguardo. Beh, con l'abbazia che vende i libri della biblioteca, speravo di poterne prendere un po' per me, ma sembrano essere troppo costosi. Klaus e le sue stampe si sono rivelati più utili e un po' più economici. Ti sembra tutta storia interessante? In effetti sì, maestro Mahler. Beh, non ho capito tutto. Il testo era in latino. Era di un romanzo di nome Stabon e riguardava la geografia. Ecco perché l'ho notato. Non credo di aver avuto la possibilità di leggere nulla di suo. È stata una lettura piuttosto complicata, devo ammetterlo. Il libro parlava di molti tipi di barbari, tra cui anche la tribù dei Reti, Cheti, penso Reti, di cui ho letto anni fa. Il popolo che viveva in queste terre prima dell'arrivo dei Romani. Chiamò questo posto Razium. E lo descrisse come un insieme di. Sì, ma questa scrittura davvero non si capisce nulla, eh. Un insieme di bazzacche di fango, abitato da gente ostile e bellicosa, interessata solo alla caccia e ai combattimenti. C'era qualcosa riguardo Mannus, credo Mannus, e ai suoi figli, ma non sono riuscito a capirne molto. A ogni modo, quando arrivarono i Romani, la maggior parte dei locali venne cacciata. Ma alcuni vennero catturati per lavorare nei campi e nelle miniere. Cos'è successo alla gente del posto costretta ad andarsene? Non ne ho idea. Immagino che dopo i Romani furono cacciati, quando il loro impero iniziò a cadere a pezzi. Forse i barbari tornarono. Ma erano davvero le stesse persone o nomadi provenienti da altrove? Immagino che non lo sapremo mai. Grazie per la bella lezione di storia. Ti lascio tornare ai festeggiamenti. Divertiti stasera, maestro Mahler. A più tardi. Ok. Salve Brigitta. Ehi Martin, guarda chi c'è. Buonasera, Andreas. Andreas, spero che tu abbia intenzione di rimanere per la festa. Certo che rimarrà. Nessuno se la perderebbe, soprattutto dopo che voi ragazzoni avete costruito un falò così bello. Un ragazzone come me farebbe qualsiasi cosa per te, Colombella. Non ho potuto farne a meno. Brigitta, Martin, vedo che siete in vena di festeggiare, oppure li fissi con sguardo assente. Shh, Martin, c'è Andreas. Guarda, l'hai messo in imbarazzo. Sono sicuro che Andreas sa di cosa stiamo parlando. Sei un uomo sposato, giusto? Non sono in imbarazzo, sono soltanto rimasto un po' sorpreso. Perché mai? Ah, non importa, è bello vedervi entrambi così allegri. Credo di non essermi ancora abituato al Martin adulto. Lo capisco, a volte mi sento come se non fossi abituato a me stesso. Sono davvero fortunata che Martin sia maturato. È diventato un uomo così gentile e premuroso. Solo perché tu tiri fuori il meglio di me. Beh, è bello vedervi entrambi allegri. Il cibo, i fuochi, le danze. Una notte davvero spettacolare. È per onorare l'anniversario della nascita di San Giovanni. Una veglia che per colui che ha pavimentato la strada. Certo. E avrebbe voluto che tutti fossero di buon umore e avessero la pancia piena. Era un eremita che vagava nel deserto, si nutriva di locuste e miele selvatico. Probabilmente non sarebbe stato d'accordo. Del miele non mi dispiacerebbe neanche a me. Cioè, del miele non dispiacerebbe neanche a me, se capisci cosa intendo, giustamente. A chi non piacerebbe? Ora non riesco a smettere di pensarci. Andreas! Ah, dopo tutto sei un uomo, come tutti. È vero, ho i miei vizi. Purché ci sia Dio a farvi rigare dritto e abbiate l'occhio fisso su vostra moglie. La lussuria è un peccato, dopo tutto. Andreas si è dimostrato un uomo onesto e di principi, non è vero?
L'hai visto anche tu tanti anni fa, Brigita. Mi ricordo. Avete fatto tanto per salvare il vostro amico, il vecchio monaco. Non siete un peccatore, no? Grazie, molto gentile. Quindi risponderai alla chiamata di Otto e andrai nella foresta? No, non voglio guai. Ce ne sono già abbastanza in giro. Anche se lo hai sostenuto prima, durante il suo discorso. Si esprime su ciò che è importante, ma come ha detto, personalmente non mi interessa provocare l'abate. Siamo persone timorose di Dio, Andreas. E cosa stavi discutendo con Otto quando ti ho visto nei prati? Oh, niente di importante. Andreas, per favore, basta con questi discorsi. Siamo qui per festeggiare. Io e Martin balleremo fino a quando le gambe ci sorreggeranno, giusto? Non me lo perderei per nulla al mondo. Meraviglioso, vi auguro una buona serata. Altrettanto, Andreas. A più tardi. Ok, i discorsi che stanno facendo ultimamente però sono un po' meno validi dal punto di vista della sceneggiatura rispetto al primo atto. Nel primo atto la sceneggiatura era praticamente quasi perfetta, la scrittura dei dialoghi era quasi perfetta. Ogni singolo dialogo ti aggiungeva un qualcosa a dei personaggi, ti faceva cambiare opinione su di loro, ti dava dell'esposizione ma senza appesantire troppo. In questo secondo atto invece iniziano ad esserci molti più dialoghi, diciamo che girano un po' a vuoto, molte più ripetizioni. Per dire un concetto magari ti fanno premere A 3 volte al posto di una sola. Un po' un peccato, cioè non so se siano, se abbiano, abbiano dovuto allungare un po' il brodo, non lo so, vediamo come va. Sera Andreas. Di, ti piace il falò? L'abbiamo messo a punto per bene quest'anno, grande e robusto. È un'ottima creazione, Carl, ottimo lavoro. So che non è paragonabile al posto da cui vieni, ma diamo comunque il massimo per celebrare la luce che ha preparato la strada al nostro Signore. Anton, ti ricordi di Andreas Mahler, il maestro artista? Sì, l'ho visto in giro per la città. Figliolo, sii educato. Salve, maestro Mahler, come state? Sto bene, grazie, giovanotto. Anton è un bravo ragazzo, lascia che te lo dica. Un po' mascalzone, come puoi vedere, ma intelligente e ha buon cuore. Gli piace nasconderlo, però. Ah, papà, la smetti? Sei facilmente irritabile, proprio come tua madre. Come stai, Elena? Non partecipa al falò? Ci raggiungerà più tardi. È andata con Marta a immergere i piedi nel ruscello e a raccogliere fiori per le ghirlande. È importante rispettare le tradizioni. Hai ragione, soprattutto con i tempi che stiamo vivendo. Ghirlande? Immergersi nel ruscello? Non sono usanze pagane? Non è così, Andreas. San Giovanni il precursore cammina per le strade di notte, benedicendo qualsiasi porta con una corona su di essa. Non è morto? Come può andare in giro di notte? Il velo tra il mondo degli spiriti e il nostro è più sottile in queste notti. Ogni tipo di spiriti se ne andrà in giro. Quelli malvagi? Demoni e diavoli? Non ne ho mai visto nessuno, però. E non dovrai, se stiamo attenti, ragazzo mio. Il falò li spaventerà con l'aiuto del Signore. È per questo che abbiamo le ricorrenze e i festeggiamenti. A proposito, che ne pensi della festa finora, Anton? Va bene, immagino. Mi piacciono i fuochi quando sono accesi. Le montagne brillano come le stelle. Non mi piace quando la gente diventa ubriaca e chiassosa con l'avanzare della notte. Si scatenano risse e tutto il resto. Quindi, a tutti piace lasciarsi andare a volte. Fa bene al corpo. Ma tuo padre tiene lontani i problemi, sì? Sì, non gli piace quando quei dannati bastardi si spingono troppo oltre. Modera il linguaggio, ragazzo. Dio non vede di buon occhio i blasfemi. Ma queste sono parole tue, papà. Non citare me, cita le scritture piuttosto. È meglio per la tua anima. Ascolta tuo padre, Anton. Lo farò, già lo faccio, Gesù. Ehi, cosa ho appena detto? Non farti sentire da tua madre. Beh, ti lascerò tornare festeggiamente. È stato un piacere. A più tardi, Andreas. Arrivederci. Ok, dovremmo aver parlato con tutti qui. Questo falò è molto più... Ok, sì. Stessa interazione. Dovremmo aver davvero parlato con tutti qua, allora. Possiamo andare... Nella foresta? Direi che a questo punto possiamo tornare nella foresta. Passiamo di qua, così vediamo anche un'altra parte di mappa.
Però non sembra esserci nulla, qui sono tutti giustamente alla festa. C'è nessun evento da questa parte, andiamo nella foresta. Vediamo se troviamo qui qualcuno. Ora che abbiamo triggerato l'evento. No, nessuno comunque. Zero. Magari al santuario sono. Neanche. Però magari andando anche fino anche qui, fino in fondo, succede qualcosa? No. A questo punto andiamo a dormire. Non penso ci sia molto da fare, no? Al mulino non ci sarà nessuno. Per l'appunto. Però è strano, non c'è. Non c'è davvero nient'altro qui? Nel centro città. Non sembra esserci nessuno, davvero. Quindi nella festa non si può fare nulla? Cioè la festa non si può fare più niente? Zero. Beh, allora torniamo a casa. Andiamo a dormire. Ecco qua, andiamo nella locanda. Magari però qui possiamo ottenere dei nuovi dialoghi, vediamo. E anche loro saranno alla festa. Lui no però. Però non ci caga. E a questo punto andiamo a dormire. Si sta facendo tardi, sarà meglio riposare un po'. Vai, vai. Questa cosa era successa prima dell'ultimo giorno del primo atto, vi ricordate? Questa parte qui. Bisogna trovare il modo di arrivare là. E la via di qui. La via giusta. Ah no, è vero, queste sono le strade. Se queste sono le strade, bisogna arrivare lì, quindi basta tornare indietro in questo modo e arrivare da... Ah, semplicemente era qui, è un'unica strada, non è un labirinto. È letteralmente un'unica strada. Bisogna farsela tutta così. Sabina è nostra moglie. Cosa c'è? Aspetta. Torna a casa. Lo farò, presto. Stai mentendo. A volte penso che tu mi disprezzi. Ma forse è addirittura peggio di così. Forse sono proprio degna di nessuna considerazione. Forse non sono proprio degna di nessuna considerazione. Ormai cosa sono io per te? Un fastidio? Una seccatura? Una scocciatura da ignorare mentre ti rifai una vita a Parigi? C'è mai stato un grammo d'amore nel tuo cuore per me? Non si è mai trattato di amore, Sabina. Non all'inizio, no. Ma suppongo fosse troppo. Fosse troppo sperare che potesse crescere un seme di tenerezza tra noi. Non dire nulla. E va bene. Torna dalle tue prostitute, le donne che ti rendono felice. Questa casa è così vuota senza di lui. Basta. La tua presenza non farebbe che amplificare il lutto. Basta. Lasciami sola. Lasciami sola con il suo ricordo. Basta. Quindi il loro figlio è morto, non l'avevo capito. È la prima volta che lo vediamo. Lasciami in pace, solo per una notte. Una notte in cui non sarò costretto a sognarlo. Ti prego. Grazie. Ma quindi il loro figlio è morto, non l'avevo capito. Cioè, non so se l'avessero già letto, magari tra le righe, e io non l'avevo afferrato.
O magari trovando delle risposte che non avevo scelto, ci sarebbe stato quel dialogo. August, eccolo il figlio. Palese. Non dire nulla. Cosa deve fare? Aspettare qui con te? So che non dire nulla. Non dice mai nulla. Mi dispiace di non aver potuto fare nulla per te. Sono tanto stanco, August. Suppongo che non si possa fare molto contro la peste. Ti senti mai stanco di dove sei ora? Quindi per la peste è morto loro figlio. L'ultima volta che ti ho visto ti ho detto buonanotte. Non potevo avvicinarmi al letto, così sono rimasto sulla soglia, in piedi, al buio. Tu non hai risposto, quindi l'ho ripetuto. Non so per quanto tempo sono rimasto lì, in piedi, aspettando solo che tu dicessi buonanotte. Mi sembra che tu abbia sempre la stessa età. Chissà se dimenticherò mai la tua faccia. Ricordo che aspetto ha realmente tua madre? Ricordo di averla amata. O sto solo pensando a una deformazione del ritratto di Daniel? È possibile ricordare qualcuno che si ama in modo nitido? È possibile ricordare qualcuno che si odia in modo nitido? Ti volevo bene, piccolino. Ti volevamo tanto bene. A volte vorrei poter morire per non sentirmi più così. Ma non posso. E quindi ritorno sui miei passi ogni notte. E trovo la strada per tornare da lei. Da te. Ti voglio bene, August. Buonanotte. Cos'è successo a questo posto? Dov'è il prete Gianni? E dove sono Socrate e San Grobino? Grobiano? Grobiano non era sulla nave dei folli. Non intendi rispondermi? Nemmeno un pensiero per Beatrice? Se è Beatrice, non è così? Un tempo, ora è diventata malinconia. Era una voce di cautela, di prudenza. E ora? Più o meno della cautela, la fitta del dubbio che irrigidisce fino alla paralisi. Paralisi che genera disperazione. Melancolia. Cosa ti è successo? Ciò che succede a te, succede a noi. Le fondamenta di questa città sono ancora ormeggiate nell'oceano della tua mente. La sua corte non governa la tua mente, è la tua mente che governa la corte. Ragione, curiosità e stoltezza della giovinezza dimoravano un tempo sotto l'egida del tuo intelletto. Io sono tutto ciò che rimane, la malinconia dell'autunno della vita. Come sono arrivato a questo? Hai rivolto lo sguardo verso il tuo nucleo oscuro? Conosci le strade della tua vita? Sai in che modo le scelte che hai fatto ti hanno condotto qui? Cosa dovrei fare adesso? Cambia la tua vita. Un momento, non dovrei essere qui. C'è qualcuno che devo aiutare? Caspar sta bene? Ah, quindi i tuoi pensieri non sono interamente introiettati. C'è ancora una parte di te che si preoccupa per gli altri, nonostante la tua malinconia. Forse c'è ancora speranza per noi. Svegliati, Andreas. La vigilia di San Giovanni. È notte. Trova Caspar, lo sapevo che Caspar si metteva nei guai. Però sono curioso di sapere se anche dicendogli di venire a letto con noi sarebbe successa la stessa cosa. Mi sa di sì, credo di sì, però vedremo. Vedremo nel prossimo episodio, perché questo tra l'altro finisce qui. Mi ero lamentato un po' della blandezza dei dialoghi, non so se si possa dire in questo modo in italiano, comunque del fatto che i dialoghi fossero un po' blandi ultimamente e probabilmente stavano abbassando un po' il ritmo per arrivare a questa mina, che è davvero una mina, cioè tra il figlio morto, la moglie che lui non ama più,
la merda sulla sua mente, che ci fanno capire che è praticamente uno stato di depressione, di malinconia totale, e questa speranza appunto verso Caspar. Molto interessante, molto bello. Un'introspezione che non mi aspettavo da un videogioco del genere. Quindi sono molto curioso di vedere come va avanti. Per questo video comunque è tutto. Io vi invito a lasciare un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto. Al prossimo video!